segno dei gemelli, buonasera. Oroscopo dal 6 al 12 di febbraio 2023. Come saranno le energie? Beh, ancora questa Venere in quadratura chiaramente vi disturba. Dalla vostra avete il passaggio di Mercurio in acquario il giorno 11, quindi i segni d'aria particolarmente forti, con Sole, Saturno e Mercurio in acquario e Marte nel vostro segno. Dalla vostra parte è anche Giove in Ariete, quindi tutto quello che è situazione fortuna, situazione lavorativa, professionale, vede un'evoluzione. Tutto quello che è sentimenti, emozioni, eccetera, beh, in questo momento lasciatelo da parte, nel senso, non date ascolto alle vostre paure più nere, quelle che si potrebbero presentare quando vedete in quadratura. Per il resto i segni di terra perdono terreno, perché l'11, come abbiamo detto, Mercurio passa in acquario e rimane soltanto Plutone in Capricorno e Urano in Toro. I segni di acqua hanno questo Nettuno, questa Venere unita con Nettuno in Pesci, che vi disturbano, ma fortunatamente ancora per poco. Quindi segniamo i denti. Credo che il giorno 20 Venere cambi nuovamente pelle. Quindi andrà tra l'altro in un segno a voi favorevole. Dobbiamo avere un attimo di pazienza. Ok? Allora andiamo a vedere adesso quali sono le energie per quanto riguarda i gemelli questa settimana. Allora, energia dei gemelli, settimana dal 6 al 12 di febbraio, con i segni di fuoco Sole, con Giove in Ariete, i segni di acqua con Nettuno e Venere, i segni di terra con Plutone e Urano, e tutto il resto nei segni d'aria. Il ladro come energia interna, la rivelazione come energia esterna, la gelosia. Wow, interessante, perché nello stesso identico posto abbiamo trovato anche, credo, per l'acquario. Quindi acquario e gemelli, segni d'aria questa settimana un po' particolari, dobbiamo dire. Ebbene, nei vostri pensieri c'è il pensiero di un tradimento. Vi vedo veramente negativi rispetto a questo. Potrebbe essere anche la vostra energia interna volta ad azioni che effettivamente intendo ad essere nascoste. Fante di spade, luna, nascosto, ho parlato. Fante di denari, sole. Sì, allora, la mia sensazione è che gemelli questa settimana spino molto, ma molto, molto, molto. Si incamuffino, si nascondono. La loro energia mira a guardare l'altro dalla finestra, nel vero senso della parola, piuttosto che a parlare chiaramente. Perché? Perché di fondo c'è una grandissima gelosia. Nei rapporti lavorativi ci sono, possono essere dei chiarimenti, c'è ottimismo, questo ve lo devo dire, c'è voglia di andare avanti. L'ottimismo è anche per quanto riguarda i rapporti sentimentali, ma dobbiamo dire che vi portate appresso un'energia abbastanza tosta, che è quella dello spiare gli altri, che è quella del guardare altrove, cioè guardare verso di nascosto, guardare di nascosto, anche nascondersi, siamo attenti, o anche nascondersi, ma soprattutto nascondere le proprie paure, le proprie emozioni. I gemelli questa settimana tenteranno e tenderanno a nascondere sentimenti ed emozioni, assolutamente. L'energia esterna è la rivelazione, quindi effettivamente mago, re di bastoni, sei di spade, papa. Allora, effettivamente c'è una situazione particolare, perché c'è un nuovo inizio esternamente a voi, qualcosa che ha portato completamente a cambiare rotta è la persona o la situazione
in qualche modo ha un sentiero segnato, una strada segnata, però è anche vero che si sta tendendo a mantenere forte. Allora, esternamente a voi c'è una situazione che sta, in cui qualcuno, secondo me, sta tentando disperatamente di tenere le redini, ok? A volte magari è anche un po' dispotico o dispotica, però sta tentando di mantenere salde le redini, di dare una nuova marcia a o rapporto con voi o esternamente a voi si stanno creando le condizioni per un nuovo inizio, dare una nuova marcia, creare qualcosa di più stabile, per qualcuno addirittura qualcosa di ufficiale, quindi non escludo che ci siano per esempio matrimoni coinvolti, ok? Che possono avere delle rivelazioni questa settimana, possono ricevere rivelazioni, ma qui c'è la gelosia nel mezzo, o semplicemente, e quindi in qualche modo fare pendere verso una strada diversa, oppure in qualche modo si sta tentando di costruire, ok, di iniziare un qualcosa di nuovo, forse anche, ve lo dico, forse anche per paura di perdervi, ok. In ogni caso c'è la voglia di costruire, c'è la voglia di... c'è proprio una nuova situazione che si affaccia questa settimana per i gemelli. Ok? Non escludo che vengano coinvolti, lo dico ancora, matrimoni o mariti, ma matrimoni in generale, i mariti sì, anche. E che ci sia una qualche situazione che dovrete, che state affrontando esternamente, che ha a che fare con la gelosia, o che le persone esternamente a voi stanno affrontando. Vediamo una settimana esattamente come si evolve, perché questa energia femminile e maschile, scusatemi, interna ed esterna, in comune hanno la gelosia, in comune hanno questo qualcosa che si nasconde, però mentre l'una tende a cambiare strada, l'altra tende a spiare. Ragazzi, io non ci vedo. Lo so che vi sembra strano, l'otto di bastoni. Io sono delle carte nuove, vedete? Quindi andrò a capire pure quali sono. Il sette di coppe, che le ho studiate, ma non tutte me ne ricordo. Il re di denari e l'asso di denari anche per i gemelli, ragazzi. Sicuramente c'è un grande nuovo inizio, la giustizia. Allora, non metto condizione, nel senso, non escludo che tanti gemelli questa settimana abbiano a che fare con cause legali vere e proprie, che hanno a che fare con divorzi, ok? Però, lasciando perdere questo neo, beh, dobbiamo dire che effettivamente ci sono delle comunicazioni in arrivo, sono delle comunicazioni che in qualche modo vi lasciano confusi. Le situazioni si stanno evolvendo in una maniera che forse non vi aspettavate e vi dico, qui c'è molto il gemelli sposato, il gemelli che ha un rapporto fisso, che ha un rapporto, un'unione stabile, ok? C'è un'energia che avanza. Devo dirvi che bellissime sono energie da un punto di vista professionale e lavorativo. Valtonde l'avevo detto. Avevo detto che avete questa Venere in quadratura che sicuramente non vi facilita la situazione sentimentale. Potrebbe innescarvi tutta una serie di dubbi che è meglio che lasciate andare però invece per ora. E l'abbiamo visto. Da un punto di vista professionale le carte sono molto belle. Si apre veramente qualcosa di nuovo. Probabilmente quell'energia esterna che abbiamo visto, che dice che c'è un'altra strada. Beh, non escludo che questa settimana si manifesti un'altra strada davanti a voi, che vi arrivi una comunicazione legale, ok? Che ha a che fare con un'altra strada, qualcosa che comunque in ogni caso aspettavate. Ci sono anche le stelle.
Quindi acquario e gemelli sono molto collegati questa settimana, oltre che pesci e il leone, ma acquario e gemelli perché abbiamo visto che hanno le stesse carte di base. In ogni caso gli altri segni sono toro, leone e pesci. Però vedevo qui abbiamo le stelle, quindi c'è davanti a le stelle e gli amanti, quindi come vedete acquario e gemelli c'è davanti a voi, ok, oltre che bilancia, c'è davanti a voi qualcosa di una comunicazione che ha a che fare con una strada, una nuova strada, qualcosa di bello che inizia, qualcosa che ha a che fare con una situazione lavorativa o professionale in evoluzione, in crescita, di apertura, qualcosa tra l'altro, dobbiamo dirlo, che aspettavate, abbiamo le stelle, che alla fine è il compimento dei vostri sogni. Quindi molto belle le carte dal punto di vista professionale e economico, un po' meno per quanto riguarda la situazione sentimentale, ma vi ho detto, lasciate passare questo periodo, lasciate che faccia meno danni possibili questa mia inquadratura, non fatevi prendere da ira, gelosia, voglia di spiare, incertezze, ok? Voglia di magari trasgredire anche. Lo sciamano mistico, al contrario, il Gran Turco. Guardate, il Gran Turco è una carta bellissima, bellissima perché ci dà il senso dell'abbondanza. Non ho bisogno di ripeterla e straripeterla, l'ho letta tantissime volte. Lo sciamano turco, lo sciamano mistico, scusate, è 58. E al contrario, quindi andiamo a vedere se ci riusciamo, che sono ciecata oggi, oltre che influenzata. Toma il 56, mi manco, che cavolo di carta è? 38, non 58, sto 3, sto 8, sono fatti in modo particolare. Allora, vediamo che cosa ci vuole dire questa carta al contrario. Perfetto. Allora, ecco qua. State attenti a ciò che pregate di ottenere. Ok, lo sciamano mistico vi mette in guardia dall'inarrestabile attaccamento ad una determinata forma che pensate vi renderà felici, ricchi, famosi, amati, eccetera. Tuttavia, avete considerato cosa siete pronti a sacrificare per vedere realizzato il vostro sogno? Forse vi siete raccontati una certa storia così a lungo da non accorgervi che non siete più la persona che voleva quel risultato. Potete avere già superato quelle storie. Forse è ora di ammettere con voi stessi che avete bisogno di immaginare una nuova storia più in linea con la persona che siete diventati. Questo è solo un istante tra milioni di istanti nel continuo di una vita. Lasciatelo andare. Io ho detto, è un momento in cui avrete tantissimi dubbi, perplessità, soprattutto a proposito delle relazioni. Mollate questi dubbi, mollate le perplessità, lasciate che questo tempo passi. Questa Venere di inquadrature non vi aiuta nella chiarezza sentimentale. Il Gran Turco, molto bella come carta, vi dà, ed è la numero 10, vi dà l'idea dell'abbondanza, del raccolto. Quindi questo è il momento di raccogliere. Non escludo che quelle comunicazioni di cui abbiamo parlato prima, in qualche modo prevedano, ok, l'arrivo di qualcosa di buono e di meglio per voi. Scusate, avete piantato un magnifico campo di sogni e avete lavorato con impegno. Persino in momenti in cui stavate perdendo la fede, avete continuato. Ora lo spirito del Gran Turco viene a rendere onore al vostro sforzo mostrandoci un mese o una settimana in questo caso abbondante. Può darsi anche un mese, scusatemi, una messa, vabbè, io proprio non ci vedo. Una messa abbondante. È tempo di raccogliere la ricompensa del duro lavoro e della fiducia, che si tratti di gratificazioni finanziarie, come immagino, o di una prosperità che si misura più nella qualità che nella quantità. Siete davvero fortunati quando compare questo simbolo. Non dimenticate di condividere la vostra buona sorte. Vi ho detto che in qualche modo c'è abbondanza, c'è fortuna. È comparso il Gran Turco oltre che lo sciamano mistico. Quindi non fatevi fuorviare da dubbi eventuali. Proseguite per la vostra strada da un punto di vista professionale ed economico.
anche sentimentale per qualcuno, vi sta tornando tutto quello che avete seminato e anche di più. Grande abbondanza, complimenti. Questo è il tuo segno, gemelli, per la settimana che va dal 6 al 12 di febbraio. Io ti saluto, ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.